siete sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è ZTL e parliamo di una polemica che ha per protagonista un uomo che di sicuro non ha il timore di esprimere le proprie idee. Simone Pillon, buonasera, bentornato. Buonasera Francesco, ben trovato, ben visti anche amici a casa. E allora, con lui c'è un altro, diciamo, autore, perché Pillon ha scritto anche un libro che è una sorta di, anzi no, un manuale vero e proprio, un manuale per difendersi dal politicamente corretto, si chiama Manuale di resistenza al pensiero unico, dal gender al transumanesimo, pubblicato da Giubilei Regnani. Invece Pier Francesco Grasselli di libri ne ha scritti tantissimi, buonasera Pier Francesco, fra poco ne esce uno, diciamo, un po' spirituale, intitolato Tempo di risveglio, però c'è anche un altro versante dell'opera, a parte il lato più spirituale, ce n'è una che parla della rivolta del maschio eterosessuale che si farà sicuramente amare da tutte le nostre ascoltatrici. Il nuovo romanzo si intitola Maschio Alfa, il ritorno del Playboy, ed è, diciamo, appunto abbastanza scorretto, almeno stando ai tempi che corrono, diciamo così. Allora, voglio subito partire però da Pillon e dalla polemica contro questo sito, noto sito di immobiliare, diciamo così, no? Che ha, beh, lo diciamo, si chiama Idealista, ha fatto una pubblicità, un piccolo spot che andava in onda durante gli europei, in cui sostanzialmente si vede questo: ci associa un gruppo di maschi che sono così con patatine e altre schifezze a guardare, oggi è il giorno delle patate fritte, non so perché, guardare alla televisione, guardano la partita, a un certo punto c'è un gol e nell'esaltazione baci, abbracci fra amici, e due di questi ragazzi si baciano più lungamente, che chiaramente non è un bacetto su una guancia, ma è proprio una pomiciata lunghissima, e Pillon si è un po' risentito. Che le dà fastidio di questa storia? Ma io non ho capito perché dobbiamo sporcare tutto con sta nanna della LGBT ovunque in salsa gay, ma voglio dire, stiamo parlando intanto della partita, cioè di una trasmissione nazionale popolare in cui i genitori molto spesso invitano anche i bambini, anche i ragazzini più piccoli a godersi l'Italia, e dopodiché uno magari è lì all'ora di cena che sta mangiando appunto una pizza o sta davvero con gli amici a guardarsi questa partita, e no, bisogna turbare la pace familiare con la pomiciata gay. Ma dico, ma la pomiciata gay fatevela a casa vostra o fatela in fascia protetta, no? Se uno va fuori dalla fascia protetta alle 11 della sera, mandate le pomiciate gay, così che chi non vuole guardarsele cambia canale e arrivederci. Invece no, te la devono mettere lì in prima serata, così che ci sono i ragazzini, i bambini che se la guardano. E poi la roba carina è che quando io ho pubblicato il post dicendo adesso farò una segnalazione alle autorità competenti perché non si può mandare le pomiciate gay in prima serata, Twitter, anzi X come adesso si chiama, non ha trovato niente di meglio da fare che censurare il post con cui io parlavo delle pomiciate gay e chiedevo che fossero censurate. Quindi siamo al mondo al contrario, esatto, siamo al mondo al contrario di cui parla Vannacina, per cui una volta, 10 anni fa, anche solo pensare di mandare una pomiciata gay in prima serata in TV era impensabile, e adesso chi si lamenta viene censurato. Allora, faccio l'avvocato del diavolo, cosa che mi riesce bene. Le dicono, ma che differenza c'è? Cioè, lei è omofobo perché se fosse stata una pomiciata, una bella slinguazzata fra due eterosessuali, lei non avrebbe detto niente. Che fastidio le danno due che si baciano? Ma a parte il fatto che due che si baciano, come che sia, dipende anche da come si baciano, perché fossero stati anche una coppia etero, una pomiciata eccessivamente esplicita a quell'ora lì comunque non la trovavo. Però alla fine non è che è una cosa che, ma perché invece dobbiamo continuamente imporre sta roba della pomiciata gay? Perché dobbiamo a tutti i costi normalizzare ciò che normale non è? Perché dobbiamo a tutti i costi imporre questa come un'alternativa naturale alla eterosessualità quando così non è? E questo, no? Cioè è tutto un continuo spingere sull'acceleratore dell'ideologia per normalizzare atteggiamenti che normali non sono. Ma questo, ma voglio dire, a me sinceramente mi dà, penso che non sia necessaria la pomiciata di nessuno in prima serata e o per strada, insomma ci si può anche contenere in generale. Però al di là di questo, sinceramente le dico la sincera verità, che si tratti di due gay o di due etero me ne frega il giusto, cioè zero, nel senso io non penso che si debba cambiare, penso che sia piuttosto noto, non amo molto il genere di propaganda del cobaleno e tutte queste menate qui. Detto questo, anche se sono una minoranza e sono sicuramente sovrarappresentati in questo periodo i gruppi LGBT, perché rispetto, sono, voglio dire, ai termini statistici, cioè, sono ovunque, no? Però
anche se sono una minoranza, esistono, fanno quello che devono fare, si baciano anche loro, non ci vedo niente di male in fondo che si bacino. Ma poi tra l'altro andare a prendere un momento così profondamente di amicizia maschile, quindi di affetto maschile bello, sano, come è quello di guardare insieme la partita, mangiarsi una pizza, bersi una birra, darsi quattro cazzotti sulle spalle, se non si tifa la stessa squadra, lì, vabbè, la nazionale, quindi siamo più o meno tutti dalla stessa parte, eccetera, no? E andare a mettere in quel contesto di amicizia virile, andarlo a sporcare, andarlo a caratterizzare con qualche cosa che non è amicizia ma che è evidentemente un desiderio sessuale, è qualche cosa che veramente è fastidioso, è, come dire, è eccessivo, è gratuito, è strumentale. Detto questo, Pier Francesco Grasselli, tu cosa pensi di questa storia? Tu hai scritto questo libro sul maschio alfa, no? Sì. E sei, diciamo così, eroticamente scorretto, nel senso che sei uno che racconta storie da... sei patriarcale, insomma, in qualche maniera. Sì, in merito alla questione della pomicciata sportiva, diciamo, sono, la penso abbastanza come te, sono d'accordo sul cattivo gusto della pomicciata in un contesto, sono d'accordo con Pillon su questo, del cattivo gusto della pomicciata in un contesto di una partita che appunto... una serata tra uomini così, non c'era bisogno di una pomicciata, propaganda gratuita e fuori luogo. Poi per quanto riguarda il versante letterario, io faccio una serie di, sì, come sai, una serie di romanzi, questo ultimo romanzo, Maschio Alfa, Il ritorno del Playboy, è assolutamente scorretto, come un po' com'era quel I maschilisti che è uscito nel 2022 con Mursia, anche in quello dicevo un pochino le cose della serie La dura verità, le cose senza filtri, come stavano, meglio come le vedevo io, e quindi anche qui ho fatto un pochino lo stesso. Io me la sono presa contro molti assurdi del mondo di oggi, dalla pandemia in avanti, quindi ho parlato anche in realtà di tanti aspetti del lockdown, vaccini, mi sono scagliato su molte cose, la teoria del gender, questo tormentone di oggi della teoria del gender, che per me è una delle... Senti, ma le donne, quando tu vai in giro... Nella tua esperienza, sì, no? Quando tu vai in giro, immagino che ci sia parte di autobiografia in questo, quindi evidentemente sei anche uno che ha del successo con le donne, ma quando leggi quella cosa che scrivi, cosa ti dicono le donne? Si arrabbiano? Ma in realtà, guarda, che quelle che si arrabbiano sono veramente poche, sono molto più incuriosite, stuzzicate, divertite, e ci sono molte più donne solidali con la mia visione di quanto uno potrebbe pensare, perché in realtà anche, come dicevi tu, di questi gruppi di minoranze sovrarappresentate, anche le femministe, secondo me in realtà sono sovrarappresentate rispetto al reale, rispetto al... a quante sono in realtà, e quindi molte ragazze, molte donne mi dicono sì, a me piace il maschio alfa, ce ne fossero di più, e si divertono a leggere anche le avventure erotiche di questo personaggio, di questo mio alter, molto ego e poco alter, come dico sempre, in cui che conquista donne e fa le sue porcherie. Ah, quindi al di là di tutto esiste, cioè tu rivendichi il tuo essere patriarcale in qualche modo, diciamo. Ma patriarcale in realtà ormai fa un po' ridere, perché il patriarcato non esiste più da decenni, però diciamo, secondo me nel libro dico anche che il adesso per autocitarmi un po' così, però dico il patriarcato in realtà stabilizzava la società, perché la società paritaria di oggi accentua e libera la naturale lunaticità della donna, che poi diventa ingestibile, e quindi molte coppie oggigiorno scoppiano oggi, per colpa delle donne più che degli uomini. Oggi è quasi più così. Tra Pillon e Grasselli ci arrivano, abbiate pietà, Simone Pillon, devi leggere il libro di Grasselli a questo punto. Non solo lo leggerò volentieri, ma lo posso confermare, perché da avvocato matrimonialista di lungo corso, quest'anno sono 20 anni, anzi 22, anzi 24, cerco sempre di essere più giovane, in realtà sono 24 anni che faccio, e non posso che confermare che il trend ormai è quello, quindi è molto interessante questa lettura della lunaticità che non ha più un controllo, un contrapeso, e che quindi fa scoppiare le copie, perché è molto vero. E tra l'altro vi lascio un'altra, così dal mio osservatorio, dalla mia piccola statistica, non posso che confermare che mentre se è un uomo a volersi separare la situazione molto spesso si riesce a riprendere, se è una donna che decide di separarsi non si torna più indietro, e questo è un altro
Beh, posso dire però che esistono anche, ne vedo, un bel po' di uomini che la luna, su cui la luna ha degli effetti, ultimamente. Sarà, non lo so, il momento storico. Ma c'è... No, se è la quota LGBT. No, che altro che, sono fior di eterosessuali che sono difficilmente gestibili e narcisistici. Non lo so, io ve lo dico, vi dico la sincera verità, cioè io, come sapete, detesto tutte le menate gender. Mi dà fastidio effettivamente anche la sovrarrappresentazione nei media. Sul bacio nello specifico non mi dà problemi, penso che lo spiegherei serenamente, penso che non ci sia, cioè mi dà fastidio, come dire, la mancanza di pudore generalizzata che c'è, quello sì. Secondo me con un po' meno, un po' più di pudore per tutti staremo meglio. Quanto anche giova, no? Chiedo anche al nostro scrittore Playboy, cioè vedere sempre, come dire, persone poco vestite, no? Sì, oggigiorno è quasi io che sono, io a me piacciono le donne, ma sono nauseato dal inzoccolimento collettivo a cui si può assistere un po' ovunque, in primis sui social, che se ci guardi ci sono quelle cose tipo la ragazzetta di 18 anni, bellissima, normale, sarebbe bellissima, però se non fosse che si è fatta labbra canotto e si è fatta una quinta di reggiseno finta. Cioè ormai siamo a livelli patologici di ipererotizzazione, a livelli grotteschi proprio della società, che denunciano quello che dicevi tu prima, cioè la follia generale in cui siamo immersi, perché veramente il mondo sta diventando pieno di pazzi, ne abbiamo riprova oggigiorno. E come no, noi ci facciamo intere trasmissioni grazie ai pazzi, insomma, che abbiamo, no? Cioè, io ci campo di questa roba qua. Detto questo, secondo me, appunto, essendo io contro l'entusiasmo e contro il divertimento, insomma, penso che sia meglio per tutti stare molto calmi e sereni. Se volete baciarvi, baciatevi a casa vostra, ma perché bisogno avete di baciarvi? Esatto. State sempre lì a baciarvi, ma fate qualcosa, leggete un libro che vi fa meglio, no? È più giusto, leggete un libro, sfogliate, e invece cosa fanno questi? Si rincoglioniscono di fronte alle serie televisive, poi gli viene questa cosa, ma forse sono io che esagero così nel mio bacchettonismo. Detto questo, come va a finire, Simone Pillon? Il post, c'è stato un ricorso o è finita così con la censura? Ma dunque, io ho fatto il mio ricorso a Twitter e domattina depositerò anche il ricorso alle autorità che verificano le nostre radiotelevisioni, perché comunque voglio che ci sia una pronuncia su quello spot. La cosa carina è che Luciana Di Tizzetto si è sentita in dovere di pubblicare un suo post nel quale diceva: vedete, Pillon voleva censurare e invece è rimasto censurato. E io ho risposto alla nostra Lucianina Nazionale rispondendo appunto dicendo proprio questo il punto, e cioè vi lamentate che la minoranza LGBT sarebbe discriminata e invece è la lobby più potente che oggi ci sia sulla faccia della terra. Basta guardare i colori della Casa Bianca in questi giorni, i colori di Times Square a New York, Londra completamente imbandierata con i colori arcobaleno, pseudo arcobaleno, addirittura la città santa di Gerusalemme con bandiere LGBT ovunque. Chiunque provi a semplicemente alzare un dito dicendo ma io non vorrei vedere la pomiciata viene censurato, quindi stiamo parlando di una lobby potentissima che però ancora riesce a farsi passare per discriminata. Il nostro compito, il mio compito è quello di dire sì, va bene, fate quel che vi pare, ma per piacere non piangetevi addosso. Per Francesco Grasselli, tu che lobby appartieni? Ma io appartengo alla lobby dei maschi eterosessuali, come dirò che stasera la presentazione del romanzo a Reggio Emilia. Che è una lobby ormai molto poco potente in realtà, perché... in tutti i sensi, credo. c'è sempre delle difficoltà, quindi se volete, io ringrazio Simone Pillon, se volete leggete un libro di Pillon o anche i libri di Pier Francesco Grasselli, che andrà in giro a presentarli, sia quelli che riguardano la spiritualità sia invece questi politicamente scorrettissimi. A proposito, cioè, questa sera tutte le abbiamo dette di politicamente scorretto, però se steste più calmi invece di sempre queste effusioni, queste cose, no? Perché poi
dopo create degli scompensi. Quando era bello il mondo, quando era sereno, tranquillo, la gente aveva un po' di ritegno, stava a casa sua e non andava in giro a pomiciare di fronte agli altri, che poi magari lo fate per fare invidia, lo fate per fare invidia a quei poveracci che girano da soli. E così, insomma, e si sentono manchevoli, ovviamente si fa anche per scherzare, lo diciamo così, però insomma un po' di pudore, dai, ogni tanto un pochino ci sta bene. Qui a ZTL ne abbiamo tantissimo da vendere.